Johannes Brahms, che è un musicista di difficile attribuzione stilistica, in quanto è un romantico nelle composizioni brevi, di forma libera come gli intermezzi, le ballate, i capricci per pianoforte, ed è un classico quando si misura con le forme di ampio respiro e di rigore formale, quali la sinfonia, il concerto, le opere corali con accompagnamento orchestrali, per comporre le quali ci mette anche parecchi anni, 10 anni per il Requiem tedesco. Brahms è un uomo amante della quiete e della buona birra, ha un aspetto burbero ma un animo sensibile, è bonario e poco fiducioso in se stesso. Ama le donne ma è incapace di conquistarle, desiste al primo ostacolo, al primo diverbio. Come musicista invece è fortemente volitivo e insiste nell'elaborazione di un'opera sino ad esserne completamente soddisfatto. La musica da camera rivela la sua interiorità di uomo e di musicista romantico, quella interiorità che lui, proprio come uomo, nasconde con virile pudore. Nelle sue opere musicali di grande, per grossi organici strumentali, rivela una volontà ferrea e una logica rigorosa legata al concetto d'arte classica. A questo genere appartiene la quarta e ultima sinfonia, quella di cui ascolteremo fra poco parte dell'ultimo movimento, che è una fra le più elevate concezioni e realizzazioni musicali. È una variazione su un tema. Abbiamo a suo tempo parlato di cosa sia la variazione. Il tema scelto da Brahms per farne delle variazioni è una ciaccona, una danza di origine spagnola, sulla quale effettua ben 35 variazioni. Nel rispetto della filologia vi dirò che per ragioni di tempo non ascolteremo tutto il finale, ma inizieremo dalla 17ª variazione. D'altronde siamo sempre nei limiti della filologia, perché proprio la 17ª è quella che riprende il primo tema, il primo blocco ritmico, e andremo sino alla conclusione della sinfonia con la 35ª variazione. Ma quanto ascolteremo sarà sufficiente a rivelarci tutta la grandezza di Brahms. Ascoltiamo quindi di Johannes Brahms, dalla sinfonia numero 4 in mi minore, parte del quarto movimento, allegro, energico e appassionato, tema con variazioni. Ascoltiamo questo movimento a partire dalla 17ª variazione sino all'ultima, la 35ª, che chiude la sinfonia. Eseguono i Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Thank you.